Inizio con una carrellata veloce di quello che è stato fatto e del percorso che ha portato comunque a questo lavoro. Diverse cose sono già state accennate sia dal direttore che dal dottor Romagnoli, e quindi ribadire che questo si inserisce nell'ambito di un progetto molto più ampio nel settore olivicolo, quindi le parole chiave: biodiversità, varietà autoctone, quindi varietà locali, per un periodo molto lungo trascurate, a vantaggio di leccino e frantoio che si sono invece insediate moltissimo nelle Marche dopo le gelate più importanti del 29, del 56 e dell'85. Vaso policonico come forma di allevamento più rispondente a diverse situazioni e diverse varietà. Oli monovarietali per esaltare le peculiarità di ciascuna varietà. Qualità, ma oltre la qualità, l'identità dell'olio e il concetto di terroir. L'obiettivo di tutto questo percorso è una sostenibilità dell'olivicoltura, sia dal punto di vista ambientale, quindi comprendendo anche una compatibilità ambientale di varietà presenti da secoli sul territorio e quindi adattate a certe situazioni, e soprattutto una sostenibilità economica, quindi un'olivicoltura che possa portare un reddito. E un modello quindi di olivicoltura che proponiamo che sia semplice, efficace, collaudato nel tempo, ma anche duraturo, che passa per un recupero dei vecchi oliveti, perché c'è tanta olivicoltura nelle Marche che ormai è stata abbandonata perché non più redditizia e che può essere recuperata e riportata a dare reddito, e poi nuovi impianti che se ne stanno facendo tantissimi ultimamente, impianti razionali a un testo 6x6. Le due manifestazioni con le quali portiamo avanti questa linea di carattere nazionale, appunto il campionato nazionale di potatura, che è relativo a un recupero, no? Dal punto di vista della potatura e della gestione degli oliveti, di tanto materiale olivicolo presente nel nostro territorio, e la rassegna degli oli monovarietali, quindi per arrivare a una maggiore valorizzazione del prodotto finale. Le varietà autoctone delle Marche sono tante, siamo molto ricchi di biodiversità, ne sono iscritte 23 al repertorio regionale della biodiversità. Alcune sono maggiormente diffuse e in questa mappa sintetica delle Marche troviamo le aree di maggiore diffusione. Una cosa importante è che comunque queste aree sono ben circoscritte e separate, cioè non è che tutte le varietà delle Marche vanno bene per tutte le Marche. Nel tempo sono state fatte delle selezioni a livello empirico, se vogliamo, da parte degli olivicoltori che hanno scelto il genotipo migliore in ogni zona, quindi un genotipo che desse le migliori risposte dal punto di vista delle avversità climatiche e parassitarie. Partendo da nord, le elenchiamo velocemente, almeno le più importanti: la Raggiola, nella provincia di Ancona, nella zona litoranea, la Raggia, Mignola, a cavallo tra Ancona e Macerata, Orbetana, Coroncina, nelle zone interne della provincia di Macerata, Piantone di Mogliano, molto diffuso in tutta la provincia di Macerata. Nel Fermano, zona litoranea, Sargano di Fermo, zona interna, Piantone di Calerone, nell'Ascolano, Carboncella, Ascolana Tenera, oltre a una base di leccino e frantoio che comunque costituiscono la base della IGP Marche, Indicazione Geografica Protetta, perché appunto sono molto presenti sul territorio regionale. C'è anche una DOP Cartoceto che invece punta sulla Raggiola, oltre al leccino e frantoio, e la DOP dell'Oliva Mensa, Oliva Ascolana del Piceno, che appunto prevede la preparazione sia in salamoia che fritta e ripiena. Tutte queste varietà sono descritte nel catalogo Varietà di Olivo nelle Marche fatto a fine anni 90 e attualmente aggiornate nel repertorio regionale della biodiversità. Nell'ultima versione del catalogo è stato inserito anche il Mignolone, che è una varietà recentemente iscritta al repertorio. E le schede sono consultabili sul sito ASTM. Sulle schede si trova un po' tutto il lavoro che è stato fatto, e grazie anche al supporto scientifico di Giorgio Pannelli, che lavorava quella volta all'Istituto Sperimentale di Olivicoltura di Spoleto, grazie anche a Piero Padovani, grazie a Alfio Santinelli, che ha portato avanti tutto questo lavoro, quindi della parte di ricerca bibliografica, le indagini sul territorio, la propagazione, i campi di orientamento presenti in varie zone delle Marche, dove le varietà locali sono state confrontate con varietà anche di regioni vicine, il campo di conservazione genetica che è presente presso l'azienda dell'ASAM di Carassai. Tutti gli studi hanno portato appunto a una caratterizzazione sia morfologica, sia agronomica, perché il discorso della compatibilità ambientale è sempre più importante, no? Soprattutto in epoca di cambiamenti climatici, per cui è importante capire perché l'Orbetana, ad esempio, sta nelle zone interne della provincia di Macerata, in quanto è più tollerante al freddo rispetto ad altre varietà, lo studio degli indici di maturazione, le caratteristiche dell'olio, le analisi virologiche,
e le analisi genetiche, quindi è quella volta che è iniziato il nostro rapporto di collaborazione anche con il CNR di Perugia, no? Quindi con Luciana Baldoni si è fatto un po' tutto il lavoro per capire quali sono le parentele tra le varietà marchigiane e le varietà di altre regioni. Pensiamo ad esempio al gruppo Frantoio, no? Che ha tanti parenti sparsi in Italia, e nelle Marche abbiamo la Raggia e la Raggiola che sono geneticamente simili al Frantoio. Oltre a quello che ad Ascoli chiamano Sargano di Ascoli, che è sempre Frantoio. La nostra Coroncina ha delle sorelle in Italia, quindi la Bosana in Sardegna, la Perandana in Puglia, la Cerasa di Montenero in Molise, la Mignola ha un parente nel Salento, che è lo Jorala Salentina, la Carboncella, che è presente nelle Marche, ma anche in Lazio, ha un parente che è il Moraiolo in Umbria e in Toscana. Ci sono tante situazioni di parentele e il CNR lo sa molto bene di quanto sia complicato poi, no, attribuire l'identità a ogni varietà e la confusione aumenta quando entriamo anche nei casi di sinonimia, quindi ad esempio il piantone di Mogliano o omonimia anche. Il piantone di Mogliano che lo chiamano in tantissimi modi, da limoncella per la forma del limone, oliva riccia perché la pianta rimane molto compatta e intrecciata. Ma lo chiamano anche rocciola, quando sappiamo benissimo che la rocciola è un'altra varietà del centro Italia. E c'è ancora anche la rocciola Colli Esini, che è ancora un'altra varietà del nostro repertorio della biodiversità, e sono geneticamente diverse, come sono diverse la scolana tenera dalla scolana dura a livello genetico, anche se a volte il produttore la chiama ascolana, punto, e quindi non si entra nel dettaglio. Tutte le varietà marchigiane, principali e minori, sono state iscritte al Servizio Nazionale per la Certificazione Volontaria, quindi per la certificazione del materiale vivaistico, tranne la raggiola che è risultata affetta da un virus, che è il virus della maculatura anulare latente della fragola. E presso l'azienda dell'ASTAM di Carassai c'è un campo di moltiplicazione dove sono presenti tutte queste varietà. E quindi lì può essere prelevato il materiale per la produzione di piantine di varietà autoctone certificate dal punto di vista sia sanitario che varietale. E poi, come vi dicevo, c'è questo campo di conservazione genetica dove è raccolto tutta la biodiversità olivicola delle Marche. Da queste varietà autoctone facciamo ormai da tanti anni, quando riusciamo, gli oli monovarietali, quindi l'obiettivo è quello di conoscere di tutto quello che si può conoscere di ciascuna varietà, quindi per conoscerle appieno dobbiamo lavorarle singolarmente e quindi il lavoro che è stato fatto su questi oli negli anni è relativo sia alla parte sensoriale per capire quali sono i sentori che maggiormente caratterizzano ogni varietà, ma anche relativo alla parte analitica, ad esempio il contenuto in polifenoli, il contenuto in acidi grassi, quindi in particolare ci interessa l'acido oleico, ovviamente con tutte le variabilità legate alla stagione e all'annata. Una cosa importante su cui dobbiamo puntare è il discorso dell'identità, quindi andare oltre una generica qualità, perché la qualità tutti la possono fare in tutto il mondo, la possono fare in tutta Italia, se si lavora bene. Però il legame così stretto che c'è tra varietà e territorio è irripetibile. Cioè un olio che riusciamo a fare nelle nostre zone con determinate varietà non può essere copiato, tra virgolette, in altre parti del mondo dove magari i costi di produzione sono molto più bassi che i nostri. E questa identità è un'identità che è genetica, perché ovviamente parliamo di varietà, di genotipo, è analitica perché c'è una certa composizione in acidi grassi, c'è un contenuto in polifenoli che cambia se spostiamo le varietà in altre parti. E poi è sensoriale, e la parte sensoriale è quella che arriva più direttamente al consumatore finale, quindi la parte sensoriale è quella percettibile, per cui il consumatore attento percepisce magari la mandorla verde nella raggia, i frutti di bosco nella mignola, il carciofo, l'erbacio nella coroncina, il pomodoro nella scolana tenera, quindi è un elemento di diversificazione della nostra produzione. Per valorizzare appunto questa diversità e questa interessante biodiversità che abbiamo nelle Marche, ma abbiamo un po' in tutta Italia, perché l'Italia è il paese più ricco al mondo di biodiversità, si parla di più di 600 varietà. Ogni varietà dà un olio che potenzialmente è diverso dall'altro, quindi la rassegna nazionale degli oli monovarietali vuole proprio valorizzare queste peculiarità legate al genotipo e all'ambiente di coltivazione. Così come il campionato di potatura invece ci aiuta a riportare a redditività questo patrimonio di biodiversità, gestendolo al meglio.
negli anni abbiamo costituito in collaborazione col CNR di Bologna, quindi con Massimiliano Magli, grazie alle sue elaborazioni statistiche, una banca dati degli oli monovarietali, dove attualmente sono presenti quasi 3.500 campioni da 183 varietà, quindi una banca dati estremamente ricca, dove sono riportati i profili sensoriali, ma anche la composizione degli oli. E la cosa interessante è che ci sono tantissime varietà marchigiane in questa banca dati nazionale. La varietà più presente è la Raggia, a seguire la Scolana Tenera, altre varietà molto rappresentate, la Coroncina, il Piantone di Mogliano. Poi ovviamente c'è anche Leccino Frantoio, perché nelle Marche produciamo anche oli monovarietali di Leccino e Frantoio, anche se non sono varietà proprio nostre. Però questo vuol dire che le Marche ci credono in questo percorso che abbiamo avviato appunto a inizio anni 90, credono negli oli monovarietali. Alla rassegna di quest'anno sono arrivati ben 58 campioni su 296, quindi un 20% degli oli che hanno partecipato alla 18ª rassegna nazionale degli oli monovarietali sono proprio marchigiani. E le Marche non è che siano la regione più olivicola d'Italia, ecco. E la varietà più rappresentata è ancora la Raggia, a seguire Ascolana Tenera, Mignola, Piantone di Mogliano, Coroncina, Orbetana, un campione solo per altre varietà, anche minori, tipo la Nebbia del Menocchio, il Sargano di San Benedetto, che non sono ancora tanto, tanto conosciute. Il progetto degli olivi monumentali, come ha detto Romagnoli, quindi si inserisce nell'ambito della legge 12 del 2003 di tutela delle risorse genetiche animali e vegetali. E il lavoro, perché questo lavoro sulle piante monumentali? Perché abbiamo detto che c'è un campo, no, di conservazione della biodiversità che è a Carassai. Carassai è in provincia di Ascoli Piceno, quindi in un determinato ambiente. Alcune varietà vengono da Pesaro, vengono da Ancona, per cui è importante andare a valorizzare ogni varietà autoctona anche nella sua zona di origine e di maggiore diffusione. Quindi è importante andare a trovare delle icone che rappresentino queste varietà nostre, marchigiane, nel territorio, quindi che evidenzino anche il legame che c'è con la storia e con il territorio, appunto perché queste varietà sono quelle che maggiormente ci garantiscono una compatibilità ambientale, piuttosto che altre varietà interessanti che possiamo andare a recuperare da zone completamente diverse dalle nostre e che poi si troverebbero in difficoltà nei confronti di questi eventi avversi che si ripetono sempre più frequentemente. E quindi insieme alla pianta valorizziamo un po' tutto il concetto di terroir, quel concetto che racchiude non è la semplice traduzione, no, della parola territorio, ma racchiude tutto quello che c'è dietro, dalla storia, le tradizioni, la cultura, le tecniche di produzione, le piante storiche, le ricette tipiche. E poi soprattutto il fattore umano, cioè anche l'uomo, il produttore che ci mette la faccia e che ci mette il cuore. E il terroir è un elemento aggiuntivo che arricchisce il prodotto, che ci consente di portare valore aggiunto, portare maggiore reddito alla nostra olivicoltura. Il lavoro di datazione anche delle piante storiche è un lavoro che stanno facendo, che hanno già fatto anche altre regioni, altre associazioni. Adesso penso all'Umbria, penso al Lazio, la Puglia, che c'ha l'elenco degli olivi monumentali. Quindi è un lavoro sicuramente molto, molto attuale, che dà ulteriore valore a tutto quello che si sta facendo e soprattutto alla storicità che c'è in una cultura che è quella dell'olivo e che distingue le Marche, l'Italia tutta da altre situazioni olivicole internazionali, no, che stanno nascendo senza storia e senza tradizioni dietro. E poi magari può essere interessante anche capire nei casi di similarità genetica chi è nata prima, la Coroncina delle Marche, la Bosana della Sardegna, la Perandana della Puglia, che poi si dice che proviene dalla Provenzale. Quindi anche questo ci può aiutare, questo lavoro che stiamo facendo. Le piante, queste piante storiche secolari, hanno un valore in quanto tali, perché rappresentano uno scrigno, no, di biodiversità, sia animale che vegetale. Vanno tutelate, vanno gestite, vanno conservate e sicuramente assumono un valore maggiore se riusciamo a fare rete, cioè se riusciamo a collegare tutte queste eccellenze, tutte queste icone attraverso un percorso che vada a valorizzare tutto quello che c'è di storico. Le fasi hanno previsto, no, come aveva anticipato anche Emilio, l'individuazione di queste piante storiche o di interesse monumentale sulla base delle segnalazioni che ci hanno inviato gli olivicoltori. La divulgazione di questo progetto è stata fatta attraverso i notiziari Agrometeo, appunto per lanciare l'input, mandateci segnalazioni di piante ritenute
interesse monumentale. Abbiamo fatto i sopralluoghi sulle piante ritenute di maggiore interesse e poi abbiamo coinvolto il CNR di Perugia, quindi Roberto Mariotti, Saverio Pandolfi sono venuti per prelevare il materiale e quindi fare il lavoro successivo che poi Roberto ci racconterà. E speriamo di arrivare a fare un catalogo, no, delle piante, degli olivi monumentali delle Marche e sicuramente sono auspicabili anche degli interventi a tutela di queste piante, di queste icone che rappresentano un vero e proprio patrimonio di biodiversità, anche per quanto riguarda la cura e la manutenzione. Quindi dobbiamo cercare di evitare situazioni di questo tipo dove delle piante bellissime, monumentali, enormi, vengono capitalizzate, no? Quindi con danni poi successivi anche per la pianta. Nei primi 2 anni il lavoro è partito su alcune varietà, quindi la coroncina, una varietà sulla quale abbiamo lavorato nel 2019. La coroncina è una varietà della zona del lago di Caccamo, è una varietà interessante, non tanto dal punto di vista produttivo, quanto dal punto di vista forse più qualitativo dell'olio, cioè ha delle potenzialità legate al fatto che è una varietà tardiva, quindi i frutti rimangono verdi a lungo, la polpa rimane molto consistente, quindi è più facile fare qualità da varietà che maturano lentamente. E l'olio di coroncina è ricco di polifenoli e di acido oleico, ha dei sentori di erbacio, di mandorla e di carciofo. I sopralluoghi che abbiamo fatto nel territorio sono stati fatti in collaborazione con l'associazione Coroncina, e quindi con Livio Giovenali, Valentino Lampa, anche Giorgio Pannelli era venuto quando abbiamo fatto le prime indagini sulle piante storiche che sono state segnalate sul territorio. Abbiamo preso misure, abbiamo fatto indagini, alla fine abbiamo selezionato questa pianta dell'azienda Lucaroni. Sulla quale sono state fatte poi tutte le analisi molecolari e datazione. L'orbetana è un'altra varietà interessante sicuramente non dal punto di vista produttivo, infatti molti olivicoltori l'hanno innestata con altre varietà più con la resa in olio più alta, quindi troviamo molte piante che hanno alla base l'orbetana e sopra il piantone di Mogliano oppure la mignola, molto più produttive. Però è interessante, oltre perché è tardiva, quindi polpa anche molto consistente, quindi più facile fare qualità dell'olio, ma anche per la sua tolleranza al freddo, che era stata già dimostrata in passato e poi soprattutto si è riconfermata nelle ultime gelate del 2012 e del 2018, gelate a seguito delle quali abbiamo avuto l'opportunità di fare alcuni rilievi sulla casa dell'olivo e della biodiversità di Maiorati Spontini, in collaborazione anche con l'Università Politecnica delle Marche e con Tonino Cioccolanti. E quindi diciamo che gelata dopo gelata l'orbetana si è sempre comportata bene, per cui dal punto di vista della compatibilità ambientale nelle zone interne c'ha un suo grande valore, oltre che per l'olio che comunque è molto ricco di sfumature dall'erba, la mandorla, il carciofo, anche un pochino il pomodoro, medio contenuto in polifenoli, basso però contenuto in acido oleico. Abbiamo trovato ben 3 icone di orbetana, perché piante veramente grandi e di interesse monumentali. Una è una grandissima ceppaia presso l'azienda Vissani di Santa Maria in Selva, quindi a Treia. Poi l'orbetana di Anna Cappelli, anche questa molto grande, poi sopra è stata innestata con la mignola, in parte, mi sembra, è una pianta in equilibrio precario sul muretto davanti a casa di Anna Cappelli. E poi la Beata Francesca di Cinzia Anibaldi a San Severino Marche, una pianta dalle notevoli dimensioni e legata anche a delle tradizioni e alla storia della santa che si recava presso questa pianta monumentale a pregare. La mignola è una varietà su cui abbiamo lavorato l'anno scorso e essendo una varietà molto vigorosa ci sono tante piante di mignola di interesse monumentale, quindi è stato anche difficile andare a scegliere quali fossero le più grandi in assoluto e le più vecchie in assoluto. Molte probabilmente sono coetanee perché ci sono dei riferimenti storici che parlano di un contributo che aveva dato il Papa Pio VIII, Francesco Saverio Castiglione di Cingoli, per la piantumazione di nuovi olivi. Questo è successo nel 1829, quindi sicuramente ci stanno tante piante di mignola che hanno un'età intorno ai 2 secoli, che erano state impiantate con dei setti molto larghi, tipo 10x10, 12x12,
E appunto grazie alla vigoria eccessiva di questa, quasi eccessiva di questa pianta. Il frutto invece è molto piccolo, diventa completamente nero a maturazione, resina olio alta, per cui troviamo la mignola innestata anche su varietà poco produttive, tipo il sargano. A Civitanova, ad esempio, la mignola la chiamano la sargana femmina e il sargano lo chiamano il sargano maschio, perché probabilmente si impollinavano anche a Vicenna, per cui la mignola la troviamo sia nella zona di Cingoli, che è la zona di maggiore diffusione, ma anche nella Vallesina, ma anche nelle colline della zona litoranea di Ancona, di Macerata e non solo. E l'olio di mignola è particolarmente interessante per questo sentore molto peculiare, diverso da tanti altri oli di frutti di bosco, oltre che un olio comunque amaro, questo amaro legato a un contenuto alto di polifenoli. Faccio una carrellata veloce di alcune piante di mignola che abbiamo, presso le quali abbiamo fatto il sopralluogo, ma non abbiamo preso il materiale perché avremmo dovuto prendere il materiale da troppe piante di mignola, quindi ne abbiamo selezionate per la dimensione. Quindi da Marini Franco a Macerata, Palazzetti Giovanna a Chiesa Nuova di Treia, e qui scusate ma non vedo la parte alta e non leggo quello che c'è scritto, comunque è Recanati. Vabbè, voi lo leggete, io non riesco a vederlo perché c'è una banda nera che non riesco a togliere. Comunque queste sono le varie mignole sulle quali abbiamo lavorato. Questa è Potenza Picena, Moriconi, e qui siamo a Monzano, e qui nel Conero, quindi il percorso che va a Passo del Lupo, dove comunque ci sono piante anche lì gigantesche come dimensioni, alcune sono mignola e altre è mignola innestata su sargano di fermo. E qui pure siamo a Osimo e la mignola selezionata. Allora abbiamo deciso alla fine di selezionare una mignola nel territorio di Cingoli e qui siamo a San Vittore di Cingoli presso l'azienda Battaglia. E poi Roberto ci racconterà i risultati di questo lavoro. Qui siamo invece a Potenza Picena, quindi nella zona litoranea del Maceratese, siamo nell'azienda Giampaoli, che ha un oliveto storico, cioè sono tante piante, tutte di dimensioni notevoli, quindi è un oliveto della biodiversità, chiamiamolo, e quindi abbiamo cercato di individuare quella più grande per dimensioni e qui siamo a Castel Fidardo, all'azienda Severi, dove c'è questo bestione enorme, appunto questa mignola. Che è rappresentativa, diciamo, della presenza della mignola nella zona litoranea della provincia di Ancona. Il piantone di Mogliano, ci abbiamo lavorato nel 2020, è stato più difficile in questo caso trovare delle piante di interesse monumentale, perché il piantone di Mogliano cresce molto meno, ha cioè una vigoria molto bassa, è la varietà meno vigorosa tra quelle che abbiamo nelle Marche, ma molto interessante dal punto di vista produttivo, perché ha un'efficienza produttiva altissima, resine olio alte, costanza di produzione. Un olio non ricchissimo di polifenoli, con sentori che vanno dalla mandorla al carciofo al leggero pomodoro. E abbiamo visionato diverse aziende, quindi diverse piante, soprattutto nella zona di origine, quindi tra Mogliano e Francavilla. Alcune piante le abbiamo dovute scartare perché magari la chioma era di piantone di Mogliano, però sotto non risultava piantone di Mogliano, mentre l'obiettivo nostro è cercare delle piante che siano della varietà che ci interessa anche nel portainnesto. E grazie anche alla collaborazione di Paolo Trobbiani e di Francesco abbiamo fatto diverse indagini anche nel territorio di Francavilla. Qui siamo appena San Giovanni, quindi nelle zone più interne. Nel piantone di Mogliano notoriamente era una varietà tollerante al freddo. Nelle ultime gelate, quella del 2012 e del 2018, in realtà non si è comportato proprio bene. Ogni gelata ovviamente ha la sua storia e le sue risposte diverse, diciamo. E alla fine abbiamo scelto questa pianta del vicino di Procaccini a Mogliano, quindi proprio nell'area di origine, che era una pianta sopra e sotto di piantone di Mogliano col tronco unico. Piantone di Falerone è diverso da piantone di Mogliano, diffuso soprattutto nella zona del Falerio Picenus, quindi Falerone Tervigliano. Varietà anche questa interessante, produttiva, resina olio alta, accumulo precoce. Olio ricco di polifenoli, soprattutto in caso di raccolta precoce. Il problema è che matura molto velocemente, per cui se non si è tempestivi nella raccolta rischiamo di fare un olio con problemi di fermentazione.
Grazie a Bruno Sponda abbiamo fatto diversi sopralluoghi nel territorio del comune di Falerone. Avevamo trovato anche una ceppaia molto grande presso l'azienda Femmia, ma alla fine abbiamo trovato delle piante invece storiche dal valore più monumentale presso l'azienda Villa Clementi a Falerone, quindi da Ruggero Rossi, che anche lui ha un oliveto molto ricco di piante storiche, e abbiamo selezionato quella di dimensioni maggiori. L'oliva grossa è una varietà minore, è presente nel territorio della Coroncina, è una varietà da mensa. L'olio non è mai arrivato alla rassegna dei monovarietali, ma dalla sperimentazione che abbiamo fatto come Assam risulta un olio interessante col sentore di pomodoro, un sentore tra l'altro molto presente in varietà dal frutto grande. E abbiamo trovato una pianta monumentale di oliva grossa a Croce di Caldarola presso l'azienda Silenti. E queste sono le varietà su cui abbiamo lavorato e Roberto ci racconterà bene quali sono i risultati di questo lavoro. Sicuramente abbiamo scoperto anche che c'è qualcosa di interessante che ancora ci sfugge, cioè c'è del materiale genetico che non si riesce ad attribuire a qualcuna delle varietà già iscritte al repertorio, per cui ci saranno motivi di approfondimento, perché appunto il lavoro di ricerca, di recupero della biodiversità, io credo che non abbia mai fine. Tanto abbiamo fatto, ma ancora c'è da fare. Rilancio con la parte relativa al progetto del 2021, perché sicuramente esistono piante monumentali, anche delle varietà sulle quali non abbiamo ancora lavorato e su cui lavoreremo sulla base delle vostre segnalazioni che potrete inviarci sulla mia mail che trovate scritta lì. Quindi nelle province di Ancona e di Pesaro andremo a ricercare le piante più monumentali, possibilmente a tronco unico, non ceppaie, di varietà raggia, raggiola, rocciola Collesini, mentre per il fermano e l'ascolano le varietà su cui dobbiamo ancora lavorare sono tante, quindi l'ascolana tenera, l'ascolana dura, la carboncella, l'allea, nebbia del Menocchia, che tra l'altro sono geneticamente simili, Sargano di Fermo e Sargano di San Benedetto. E so che oggi sono presenti diversi rappresentanti del Consorzio di tutela dell'oliva DOP, Oliva Ascolana del Piceno, magari da loro ci potranno arrivare delle segnalazioni, no, relative a dove stanno nascoste le piante più storiche, più monumentali di queste varietà comunque importanti. Vi invito a proseguire questo percorso e questo progetto con noi attraverso il webinar che andremo a fare il 1º aprile in collaborazione con Edagricole, la rivista Olivo e Olio e Scuola di Potatura Olivo, proprio per parlare di biodiversità, di un oliveto biodiverso e sostenibile, soprattutto in epoca di cambiamenti climatici. Io vi ringrazio e vi saluto dal cuore di questa pianta che non è monumentale di più, ovviamente non è marchigiana. Grazie per l'attenzione.